a Diva FM, Grani di Sale. In studio Cristina Vidali. Ah, rieccoci di nuovo in diretta per dare un senso all'acculturamento delle persone. Ho esatto. Detto bene? Sì, ci stava, sì, ci sta, ci sta. Che perché senso ha leggere, cosa, Cristina? Cosa che serve leggere sto benedetto libro? Allora, qualsiasi esso sia. Esatto. Intanto puoi scegliere che libro ti piace leggere e lo puoi scegliere solo ed esclusivamente se cominci a sfogliarci le pagine. Questo poco ma okay, sicuro, che sia manga, che sia un fumetto o che sia un libro. Che sia un libro di narrativa, di un romanzo o un'avventura, quello che vuoi, no? Un fantasy, devi comunque sfogliarlo, altrimenti non ti rendi conto se lo stile con cui è stato scritto, quindi lo stile compositivo, se i personaggi della trama, eccetera, eccetera, ti che possono molto interessare oppure sì, no. Sì, che molto spesso portano a dei film, Vedi Harry Potter. Più che molto spesso. Dire. Cioè, se tu provi a pensare che lo stesso hit che è stato presentato o sarà presentato, adesso non mi ricordo bene le date di uscita nei nostri cinema, e che era un film, un telefilm tra virgolette vecchissimo degli anni 80, era un romanzo, sì. Uno di quei romanzi che ti chiedi che incubo ha fatto prima di scriverlo. Chi l'ha scritto, non aveva esatto senso. Però effettivamente funziona, dai, no? Perché dobbiamo leggere? Per il semplice fatto che la nostra mente impara solo ed esclusivamente facendo esperienza tattile, fisica, di tutto ciò che ci viene tra le mani e sotto gli occhi. Quindi dobbiamo leggere con gli occhi, dobbiamo leggere con il tatto, dobbiamo leggere con l'olfatto. Il profumo delle pagine. Esatto, no? A volte un buon libro, un libro che ci ha affascinato, un libro che non avremmo mai smesso di leggere, lo ricordiamo proprio con il profumo che lasciavano le pagine, vero, che sfogliavamo, no? E una cosa che purtroppo non compare quando andiamo a leggere nel digitale, e quindi assolutamente esatto, non negli ebook, eccetera, eccetera. Ottimo, eccezionale, scusate, mezzo di comunicazione e di pubblicazione, perché abbia pazienza chi ci ascolta, ma un ebook è molto più facile da diffondere rispetto ad un libro. Un libro devo andare in biblioteca o devo andare in libreria per comprarlo, un ebook mi basta mettermi davanti a internet e cliccare e ce l'ho già. L'unica cosa che ci rende un po' difficile l'ebook è che c'è un apprendimento minimo, sempre e assolutamente ridotto, perché manca proprio tutta una parte di apprendimento che è legato alle sensazioni fisiche che noi viviamo. Certo. Allora, se vogliamo che un libro rimanga nel nostro cuore, rimane più facilmente nel nostro cuore con le battute, con le descrizioni, i paesaggi, tutto quello che vuoi, se lo leggiamo. E resta un apprendimento a lungo termine, cioè un apprendimento che rimane nella nostra mente per molto tempo. Se invece quello che abbiamo davanti sono nozioni di facile consumo, cioè che ci servono al momento per risolvere una questione o un problema o qualsiasi cosa tu abbia, e abbiamo bisogno di queste nozioni, di questo manuale, gli ebook sono eccezionali, perché li abbiamo a portata immediati. Di mano, immediati, ritroviamo le ultime edizioni, sono ecologici nel senso che non andiamo a falciare alberi per fare dei manuali che poi butteremo nel cestino, quindi sono importanti anche per questo. E quindi ti dico, è necessario poi, quando ci acculturiamo, dividere le due cose: se è una cosa che ci interessa per la vita o se è una cosa che ci serve per risolvere l'immediato. Infatti, ma di questo ne parleremo subito dopo la pausa musicale. Rieccoci di nuovo in diretta per questa rubrica Grani di Sale insieme a Cristina e Gwendalina. Stavamo dando un senso alla culturalmente,
acculturamento delle persone. Prima mi era venuta bene, adesso mi sono Abbi pazienza, cioè non è una parola così facile, eh. È come supercalifragilisticexpialidoso, cioè eccola là che è venuta fuori. Ti manda in tilt, dai. Hai ragione. Comunque stavamo spiegando ai nostri radioascoltatori il motivo importante per il quale bisogna leggere un libro. Sì, il motivo importante per cui diventa importante anche un'iniziativa come la Fiera del Libro. Infatti. Ovunque si crei, cioè laddove viene pensata, è importante. Non, ti dico, noi ce l'abbiamo qua a Porto Viro, ma c'è la Fiera Nazionale che è a Torino, ci sono tantissimi altri paesi in cui vengono create ad hoc Fiere del Libro, no? E non è una perdita di tempo, non è uno spendere soldi o buttare via soldi, anche perché spesso e volentieri cioè, vivono con budget molto 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 limitati, no? Quindi non vanno sicuramente ad intaccare quelle che sono le finanze di un paese. Sono importanti perché all'interno di una fiera del libro, ma all'interno di un'iniziativa come per esempio a volte compare come il Nati per Leggere, tu hai la possibilità di sperimentare le novità, ma ancora di più hai la possibilità di sperimentare concretamente il libro. E il 20% di sconto in questo caso. Sì, no, di solito poi le case editrici fanno questi accordi proprio per incentivare, certo, no, anche l'acquisto. Però prova a immaginarti cosa vuol dire entrare in una sala grande, enorme, in cui puoi passare in rassegna tutti i libri che vuoi. Cioè li puoi proprio sfogliare, guardare, questo mi piace, questo non mi piace, questo mi piace, questo non mi piace, no? E li puoi sentire se entri in sintonia con quel libro, no? E da lì scegli se comprarlo o meno. Quindi sono occasioni da non perdere, e mi pare che a Porto Viro siano stati in tanti a non voler perdere l'occasione. Infatti, no? È stata una nuova 9 giorni di eventi tra cultura e chiaramente momenti dedicati ai ragazzini, collaboratori, certo, con incontri con l'autore, sì, e momenti anche di premiazione, sai, per il concorso famoso che viene questo fatto. Questo è un concorso spettacolare, cioè abbiate pazienza. Un elogio a chi lo ha inventato, a chi lo porta avanti, anche se personalmente non lo conosco, ma cioè inventare, creare un'iniziativa che dia un motivo ai ragazzini per leggere non è cosa da poco. Cioè una persona che dà una risposta a quel "ma perché devo leggere questo libro", sì, non è uno scherzo, perché un ragazzino davanti a passami il termine, una cosetta, un mattoncino, no? Più o meno di 20-25 centimetri, per dare una misura, non ne è affascinato, no? Abbiamo mille cose più belle, cioè abbi pazienza, arrivo a casa, mi metto davanti alla TV e comincio a giocare con i videogiochi. Per dirne una. Ok, ma quelli sono più affascinanti, scusami, cioè mi diverto di più, mi coinvolgono, mi prendono. Ti intontiscono. Molto. Diciamola tutta, perché intontiscono. Molto, molto, gente, ci sono dei nuovi risvolti che stanno veramente sottolineando quanto i nostri bambini stanno perdendo in creatività, perché sono troppo, troppo davanti ai computer. Troppo tempo, e con una qualità veramente scarsa dei prodotti davanti ai computer. Un bambino non si mette davanti a un libro. Per metterlo davanti a un libro servono iniziative come il concorso. Come la Fiera del Libro, come un concorso. Ok. Ma ne parleremo dopo. Sì, dopo, dai, la pausa musicale. Esatto. Eccoci di nuovo in diretta con Gwendalina e Cristina. Questa ormai ultima tranche, sì, di, sì, Grani di Sale. Siamo quasi alla fine, dai. Stavamo parlando di cultura, perché leggere, perché acculturarsi, dare un senso alla propria vita proprio leggendo. Esatto, ma perché leggere quel libro? Perché è bello, perché è bello. Ci sono talmente tanti libri che spaziano da settori, argomentazioni talmente diverse, che c'è l'imbarazzo della scelta. Sì, uno non può mia. Dire che non c'è un libro che lo possa appassionare, non guarda, può dire.
vero? Purtroppo caschi con me, caschi in piedi, come si suol dire, no? Perché cioè, mio marito ogni tanto mi guarda e mi dice: hai comprato ancora libri? Sì. Gli altri comprano borse e scarpe, io compro libri, per cui... È una piccola biblioteca in casa. È anche un po' più che biblioteca. Poi in famiglia, un po' insomma, grandina, un po' grandina. Per studiare ci sta tutto, io sono altrettanto. Sì, sì, eh. Sì. No, ci sta, ci sta. Però veramente, perché devo leggere quel libro? Perché dentro c'è un mondo, c'è la possibilità di viaggiare, per dirti, per me è quello che mi piace di più, la possibilità di viaggiare sia nello spazio che nel tempo, che nelle emozioni, no? Che vengono descritte all'interno di un libro, senza alzarmi dalla poltrona in cui sono. Se lo scrittore che sta raccontando e sta scrivendo è bravo, e abbi pazienza, abbiamo, ce ne sono veramente, abbiamo di bravi. Veramente scrittori che sono spettacolari, tu attraverso quello che lui sta scrivendo, tu stai vedendo davanti a te l'immagine, tu puoi, non dico sentire il profumo dei luoghi che sta descrivendo, ma vederli, immaginarli, quello sicuramente, ed è un modo di viaggiare bellissimo. Perché ti costa poco, per un libro più di 25, massimo 30 euro, sì, infatti, quando è una cosa, dei tomi mega galattici come quelli che comprerò io, vabbè, insomma, cioè, più che quella cifra non spendi, no? Quindi è un poter viaggiare veramente in economia, no? Con la differenza che non economizzi con la ricchezza che crei dentro. Perché arricchisce il tuo vocabolario, arricchisce la capacità di immaginare, di vedere, di visualizzare, che non sono cose da poco, arricchisci te stessa con un gruppo di emozioni e di sensazioni che tu vivi costantemente, ma qualcun altro riesce a nominarle, riesce a dargli un nome e tu riesce ad identificarle. Che non è cosa da poco. Non è cosa da poco. Esatto. E con questo auguriamo una buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori. Ciao a tutti.